Il 478 e il 431 sono due date chiave nella storia delle poleis greche del V secolo, perché definiscono il periodo di 50 anni che intercorre tra le guerre persiane e la guerra del Peloponneso, un periodo che gli storici considerano in maniera unitaria. Questa idea risale allo storico Tucidide, per il quale esso costituisce un'ampia premessa alla guerra del Peloponneso. È in questi 50 anni, infatti, che si prepara, per così dire, lo scontro decisivo tra le due grandi potenze della Grecia del V secolo, Atene e Sparta. Per quel che riguarda la polis di Atene, gli elementi distintivi di questo periodo sono sostanzialmente tre. In politica estera, la creazione di un vero e proprio impero da parte di Atene attraverso lo strumento della Lega dell'Ioattica. In politica interna, la realizzazione di una democrazia radicale, cioè di un regime politico nel quale il potere era totalmente nelle mani del popolo e in cui le decisioni venivano prese rispettando la volontà della maggioranza. Sul piano culturale e artistico, in modo particolare, Atene conosce un momento di eccezionale sviluppo in tutto l'ambito della cultura, dalla filosofia alla letteratura, dalla scultura all'architettura. È proprio in questo periodo che ad Atene si realizzarono opere e si raggiunsero conquiste intellettuali destinate a influenzare tutta la successiva cultura europea. Non a torto, insomma, lo stesso Pericle poteva affermare, come riferisce Tucidide, che Atene era diventata la scuola della Grecia.